Quasi arrivati. Lo so, aspetta un attimo che cambio traiettoria. Ecco Giada! Freno. Siamo arrivati. Aspetta. Oh! Che super frenata. Ok, Giada. Ma è bellissimo. Siamo arrivati allo store di giochi preziosi in pieno centro di Milano. Bambini, è gigantesco. Wow. Ci sono tantissimi giochi, dovete assolutamente venire. È grandissimo, ma in tutto questo, Giada, i Gormiti, dove sono? Guarda, Johnny, qui c'è una mappa. Okay. Devi solo cercarli. No. Eccoli, allora, sono sulla linea rossa. Quindi linea rossa, piano superiore. Andiamo. Allora, quindi la linea rossa. Lord Johnny, Sol! È grandissimo! Wow! È così grande che ha pure rotto il soffitto! E ci credo, coi muscoli che ha! Guarda qua tutta la sezione Gormiti! No, bambini, è troppo, troppo bello! Bambini, vi aspettiamo il 26 novembre dalle 17 alle 18 qui! Per incontrarci finalmente dal vivo e potremo sfidarci, giocare insieme! Guardiamo tutti i Gormiti che ci sono qui! Qui, allo store di giochi preziosi, in Piazza Duomo, a Milano! Vi aspettiamo, mi raccomando, non potete mancare! Guardala! No. Andiamo a vedere. E Giada, lo store di giochi preziosi è incredibile! Io sono ancora senza parole, Johnny, ma sai cosa mi è piaciuto più di tutto? Sì che lo so, Giada. Lord Sol! L'avete visto, Lord Sol? È gigantesco, ha addirittura rotto tutto il soffitto! Giada, ci credo, quando giochi preziosi ha contattato Lord Sol per venire in negozio, e lui non è che è un nerottolo alto così. No, è grande. È altissimo, e lui per entrare ha dovuto spaccare qualcosa. Però è davvero bellissimo! Però è veramente bello. Ma mi raccomando, noi vi aspettiamo il 26 novembre dalle 17 alle 18, saremo lì. E aspetta, quando, Giada, che non ho capito? Il 26 novembre dalle 17 alle 18 per incontrarvi dal vivo. Mi raccomando, portate tutti i vostri disegni, sì, perché così li vediamo e chiacchiereremo tantissimo. Non vedo l'ora, vi aspettiamo, mi raccomando. Quindi? Però Johnny, c'è anche un'altra novità. Ah sì? Ma quante novità ci sono in questa puntata? Tantissime. Che bello. Indovina un po'. Ah pure? Certo, allora, non posso dirtela così, dai. Allora fammi pensare. A che fare con i Gormiti? Sì, hai visto, ovvio, che non mi sono arreso, quindi ho vinto. No, devi dire che cosa, però. Cosa? Che cosa ti sto per far vedere anche ai nostri amici. Mi stai per far vedere qualcosa, questo è un indovina. Indizio. Indovina. Ti arrendi? Sì. Apri gli occhi, guarda un po'. Guarda qui, c'è il nuovo album delle figurine dei Gormiti. Ragazzi, è l'album delle figurine. Visto che te l'ho regalato, quanto carina sono stata. Sì, bando alle ciance, io apro. Anch'io, aspetta. Guarda quanti pacchetti ci sono. Guardate, bimbi, vi apro un po', vi svelo un pochino, anche se non potrei. Guardate. Io non vedo l'ora di completarlo tutto quanto. Sì, ma se trovo le figurine doppie ce le scambiamo, ma vero? Ma io non ho le figurine, già, no. Dove sono le mie? Perché non ci sono? E potevi dirmelo che erano nascoste. Non erano nascoste, erano lì. Che bello, allora, l'album, guarda, delle figurine, dei Gormiti. Io apro questo. Eh sì, perché sappiamo tutti come si usa l'album delle figurine. Certo, giusto? Trovi la figurina, sì, guardi il numero dietro. Esatto. E poi lo cerchi e poi l'attacchi. E la cosa bella è che noi possiamo scambiarcele tra di noi, vero? Sì, guarda questa. Tipo, facciamo già uno scambio. Io voglio darti il mio track oro. E io dai. No, non ce l'ho ancora doppie. Sì che ce l'ho. Quando apro i prossimi pacchetti magari le trovo doppie. Allora, 118. Bene, sì. 118. Ma che bello, guarda qua. C'è anche Lord Eklos. No, è troppo Giada, bello, sì, c'è anche un poster, sì, con tutte le figurine attaccate. Ho capito, siccome voglio passare tutto il pomeriggio ad attaccare figurine. E secondo te possono bastarmi 4 bustine? Ma abbiamo tante cose, Johnny, da fare, non puoi attaccarle tutte. No, il vado un attimo di là a prendere quelle altre, perché... No, Johnny, aspetta, abbiamo tante cose da fare oggi. Ma anche tantissime! E anche tantissime figurine da attaccare, allora, quindi se mi permetti, se mi permetti, vado ora a prenderle e io le attacco. No, sì, invece andiamo avanti. No. Io so che a te questo momento non ti piace poi tanto, Giada, lo so.
Però io ti voglio sfidare oggi e vincerò. Però chissà se la fortuna sarà dalla tua parte. Io mi sento molto fortunata, sai perché? Sì, perché hai dei quadrifogli? No, perché ho visto una coccinella volare, si è posata sul mio tavolo, quindi vuol dire che sono molto fortunata. Poi appena ti ha visto ha fatto: oh no, è Giada! E poi se n'è andata. Non è vero, non fare così. Pronti? Sono prontissima. Allora, la coccinella dice... Ma che coccinella dice? Ma cosa? Sì! Sai che quando vedi una coccinella porta fortuna? Sì, ecco, ma non c'è qua la coccinella. Se io l'ho vista e mi porterà tanta fortuna. Ma io perché? Ma io perché devo subirmi questa cosa? Non usare la mia tecnica, già, perché tanto non ce la fai. Ce la farò invece. No, basta! L'ultima, l'ultima. Adesso scelgo. Questa. Provata. Cosa ridi? Non ridere. Wow! Wow! Mi piace. Allora. Andiamo piano piano. Io ho trovato Iridium. Io ho trovato Iroc. Mi sa che siamo... Allora, stiamo combattendo ad armi pari. Esatto, eh? Ce la pareggiamo. Sulla card che numero hai trovato? Ho già sbirciato sulla tua, non ti preoccupare. Ecco. Tu hai trovato il numero 8! Il numero 8? E tu che numero hai trovato? Il numero 7. Che ti ridi? Che ti ridi per un numero? Dai, che la fortuna della mia parte oggi è sotto il piede. Che numero hai trovato? Il numero? Tu? Dillo prima tu. No, perché poi tu mi dici il numero più alto per vincere. Che numero trovate? E io che ne so se tu non fai la stessa cosa. Fammi vedere. Al tre? Te lo... Ok. Sì. Uno. Ti ho capito. Due, tre. Non l'ho visto. Neanche io. Dai. Cosa fai? Dai, facciamo un cambio. Ok. Hai perso! No! Ho vinto perché ho il numero 3 e tu sono il numero 2. Hai il numero 1. Non è vero, il numero 3. No. Ho vinto. Vedi che la coccinella ha portato fortuna? Hai il numero 1, già, hai perso. Ho vinto. Fallo vedere i nostri amici, no, che non ci credono altrimenti. Ho vinto, Johnny. Solo perché è appunto arrivata questa coccinella che... Portano davvero fortuna, hai visto? E tu non mi credevi. Va bene. Facciamo finta che non è successo niente. No, facciamo finta che proprio è successo. Andiamo avanti che è meglio. C'è la bacheca gormitica che ci aspetta. E ora è arrivato il momento della bacheca gormitica. Sì, prima di dire quello che ci è arrivato, Giada, dobbiamo ricordare una cosa importante. Sì, il 26 novembre vi aspettiamo nello store di giochi preziosi in Piazza Duomo a Milano. Dalle 17 alle 18 per incontrarvi dal vivo. Finalmente. Okay? Però noi continuiamo a fare le live qua con sì, voi. Sì, i bambini che abitano un pochino lontano possono scrivere a gormitishow.com per fare le videochiamate insieme a noi. Però se questi bambini che vivono lontano vogliono farsi una gita a Milano, noi vi aspettiamo, ok? Assolutamente. Gormitishow.com e tu lì c'è scritto tutto. Sì, potete mandare disegni, le dediche, tutto quello che volete. Ok, allora, ma che carino questo bimbo Achille che ci manda una super foto, Giada. Cosa sì. Lì, là? La Iscador. La te ricordi la Iscador? Certo. Che volava. Sì, che bello. Saltava tra i cieli. Bello. Chissà wow. Che giochi fa lui, che storie wow. Si inventerà. Wow. Bravo Achille, sei super gormitico. Continuate a mandarci le foto. Ah no, c'è anche Mattia. Sì, Mattia ci ha mandato la foto insieme al suo panino magazine, i suoi panini magazine, tutta la sua collezione. Sì, c'è anche la Torre Meca. Sì. Wow, che bello. Grande Mattia. Bravi Achille. Siete fantastici, dei super fan gormitici. Continuate a mandarci foto e foto. Johnny, per adesso la puntata è finita. Eh sì. Cosa devono fare i nostri amici? Continuare dai. A seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube per restare sempre aggiornati. Iscrivetevi al canale e volate. Iscrivetevi al canale e mettete tantissimi like. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao. E tanta vado a raccogliere i fogli. Ciao.